Regarde-moi. Sono riseduto sulla light chair, la poltrona, la sedia della menzogna, delle bugie. È abbastanza stupefacente questo piccolo film di mezz'ora della serie Peep Show, per la quale lavorò Cronenberg, una serie fantastica. Televisione canadese, mi sembra che sia del 75, no? Una telefonarona annuisce, e vi dico i titoli delle cose che seguono, sono quasi tutte da non commentare. Arkadin, dottor Arkadin, Confidential Report di Orson Welles, un film sul quale noi con Ciro Giorgini come Alfiere abbiamo costruito intere notti, interi montaggi ossessivi di tagli minimalmente differenti oppure minimalmente identici ma cambiati in quella cosa macro che sono i volti, per esempio, no? un caratterista spagnolo in una versione, italiano in un'altra, americano. Non è questa l'occasione, stanotte sarà semplicemente il dottor Arkadin, con questo inizio Walter Benjaminiano dell'aereo che vola senza pilota sul cielo, nei cieli spagnoli. E poi credo che ci sarà Forze Occulte. Le Forze Occulte è un film abbastanza terrificante che abbiamo già mandato in onda un paio di anni fa e che fa pensare nella lunga sequenza centrale spropositata di lunghezza dell'iniziazione massonica. È un film antimassonico nazista, franco nazista del periodo di Vichy, un'opera di propaganda che ebbe un enorme successo accoppiata a un altro film nei cinema dell'epoca, pari ai francesi durante la guerra, e che è davvero un film sinistro, ma la cosa impressionante è come questo rito massonico assomiglia al rito di Eyes Wide Shut, tratto non a caso dal racconto di Schnitzler, tra novelle e doppio sogno, dove questo rito è un rito di società segreta chiaramente cattolico-massonica, no? questo ramo paradossale della massoneria. Ci ho detto, il motivo per cui lo mandiamo in onda non è né sociologico né politico, anche se è un film che ha una
una flagranza di questo genere, ecco, che la passa da sé, anche se, di nuovo, anche se non sapessimo esattamente tutti i dati cronostorici in gioco. Ma la cosa forte di questo film è l'ossessività, l'ossessione di questo rituale, oltre alla nitidezza mortale di questa parabola, no? Di questa parabola politica. È davvero una lettura paranoica della politica che è più vicina alla strega di Biancaneve, a questa idea di forze occulte, ma è davvero una sorta di altra età che passa attraverso le immagini, attraverso la storia, di nuovo attraverso quello che crediamo di sapere normalmente, di vedere. Alla fine c'è la vendetta del cadavere squisito e del morto riconoscente, del Grateful Dead, perché sentirete Dark Star, e l'altro giorno abbiamo mandato in onda il film omonimo di Carpenter, sentirete Dark Star su un grande momento von Sternbergiano di cinema, direi Morocco, ma prima ancora c'è a rendere ancora più dead questo grateful, a rendere la nostra gratitudine più tangibile verso il cinema più vivo, ci sarà Los Muertos, il secondo film della trilogia iperbolica, iperuranica, nello stesso proprio a livello terra invece, di questo grande regista giovane, giovanissimo, che è Lisandro Alonso, un regista di un cinema che non è molto amato, non a caso questi film sono stati mantenuti da Fuori Orario e sono stati visti nel Festival Italiano, che era il più intensamente spinto sulla via del visibile e invisibile, ovvero il Torino Film Festival di Trigliato, Agnolo Vallanna e Mondolino. E questo Los Muertos è davvero uno dei titoli dell'idea di cinema più vitale che possa esserci, che è un'idea di cinema non codificata, neanche nei casi più artistici, insomma, Bellatar. In ogni caso è un cinema che, senza essere forzatamente rosselliniano, riporta però a una libertà globale del cinema, una libertà da se stesso, una libertà dai suoi obblighi spettacolari, ma anche spettacolarmente libero a volte. È di sicuro non ingabbiato nei film, i blockbuster, quelli che devono fare tante entrate, quelli che devono almeno vendersi tot per i... diciamo un cinema che ancora gioca la carta dell'incontrollabilità e dell'abilità dell'immagine. Sembra facile fabbricare un'immagine, prendere una telecamera così, se va così, ora poi usa molto agitarla, ecco, l'immagine perfino sembra diversa, ma invece un'immagine non è quello che fabbrichiamo, un'immagine è la potenzialità che c'è in questo semplice registrare, che già fa un problema, ci sembra banale, registriamo, ma è un'enorme complicazione questo rivedersi del movimento, è una cosa durissima che ha cambiato la vita, non la tua, la mia, del mondo, senza che praticamente ci se ne accorgesse, salvo tributi banalissimi del tipo civiltà dell'immagine, secolo del C, eccetera. Allora, invece, questo cadavere squisito o morto riconoscente che diventa il mondo, in questa notte ci dà l'occasione di partire con questo cortometraggio, con uno di questi inizi di Cronenberg, che è un soggetto non suo, naturalmente uno lo sa prima o lo legge nei titoli, che quindi è pura regia di Cronenberg. Eppure questo film è così vicino a una History of Violence, per esempio, il suo ultimo film. C'è la stessa capacità, quello che è stato rimproverato da alcuni a History of Violence, questa sorta di neutralità televisiva,
questo accettare la medietà, e in più il racconto classico horror, la casa, un luogo classico, la casa isolata, la notte, che il luogo diventa, grazie alla medietà televisiva, diventa invece rassicurante. L'ambiguità del cinema e della televisione, ancor più della televisione, poi per posizione topologica, topografica, no? Stando dentro in casa di solito, domestica, l'ambiguità è quella di, veramente quella fondamentale di base freudiana di cui abbiamo parlato più volte nelle ultime settimane o mesi, anche a proposito di Heimlich. Unheimlich, cioè il familiare è anche il massimo dell'inquietante, del perturbante, cioè il luogo della famiglia, il luogo della casa, il luogo dove che crediamo di riconoscere, dove ci troviamo coperti, al sicuro, al riparo, quello è il luogo dove o moriamo o siamo già morti, che è un po' il senso di questo piccolo film, di questo geniale e cortometraggio, una storia di morti viventi che non si risolve, che è sempre una storia di un teatro infinito, di un gioco di ruolo infinito, che è quello di chi sta anche lì fermo a rivedere questa storia, a rivedere questa notte come se non l'avesse mai vista prima, oppure a non rendersi conto che la sta vedendo davvero per la prima volta e questa sarà l'ultima occasione di vederla per la prima volta, o la prima volta in cui si renderà conto che le ha sempre viste queste cose, che si vedono sempre. Buona visione, grateful.